Bellissimi! Ammazzo sempre il corvo. Quante novità! Siamo tornati su EA Day, stiamo carichissimi. Io ve l'ho detto che gioco EA Day più per me che per YouTube. Sono andato avanti e guardate che ho piazzato. Quattro caprette! Quindi quattro like, quattro iscrizioni. Siamo livello 32. Codice Grax nel più per il prossimo pass, per tutto quello che vi pare. Attivate la campanella. Vi ricordo che molti di voi non hanno le notifiche di YouTube attive. Se non ci avete quelle di YouTube attive, automaticamente non vi manda le notifiche del canale di Grax. Non serve solo la campanella Grax. È abbastanza semplice. Eccoci qua! Rotazione mattutina, cassetta tattica. Oggi grandi novità, non solo per quello che ho fatto off camera. Ho messo le quattro capre, ho messo altri 5 maiali, sono tutti avviati, tutti carini. Ho venduto un sacco di roba, c'è un sacco di monete, sono pronto all'espansione, ve faccio vedere. Ma è finita pure la contrada. No, scusate, la contrada, il derby. Devo un attimo capire ancora i termini. Derby, primo derby fatto bene dal mio clan. Siamo arrivati esattamente a 11 ricompense. Non tutti hanno giocato, spero che col prossimo derby tutti quanti si impegnino al top. 11 ricompense da prendere più un coniglio. Io non so come ho acchiappato sto coniglio, però è una 12esima ricompensa. Prenderemo tutti, seguite il video. Troppa roba comunque sto gioco. Partiamo al volo, ma avete detto che se vado con doppio tap sui campetti, sulle colture, si prende tutto. Bene, un nastrino per noi si gode. Giro di ruota subito. Dai, roba top. Te prego, che è sto per 3? C'è un sacco di roba. Ma porca paletta. I panini col pesce per 5, quelli sono sordi. 3 pannocchie me dai. Ma è un segno dell'intestino. Come 3 pannocchie? 3 pannocchie. Vabbè, 4 muffin, questi sono sordi. Si gode il giro, ora non lo facciamo. Mentre si chiacchiera, andiamo a piazzare tutto il grano. Io direi sì, te fa una bella coltura di grano e qualche pannocchietta. Potevo mettere forse più pannocchie, ci avrebbe avuto più senso, ma vabbè. Via, fischietto per Leon. Buongiorno Leon. Questo tra poco lo prendiamo. Fatemi vedere come sono messo con gli elementi per andare a maxare. 9 su 15 chiodini mi servono. De qua sto carente dei nastri, top. Quindi io darei precedenza ai chiodini. Poi prenderei un gelatino perché gli intermedi li ho. Il burro ce l'ho, andiamo con la TNT. Vai con un candelotto, tanto per cambiare. 3 lamponi, seghetti, asce, sto a posto. Soprattutto non mi servono, però aspettate. Perché se io voglio ampliare qui, mi sembra che l'ascia ce l'ho, il seghetto ce n'ho 14. Stiamo abbastanza coperti. Un attimo che lo rifacciamo. Prendo il gelatino, TNT, candelotto, 3 lamponi, altra TNT, il seghetto ripeto ce l'ho, zucchero ok, posso prendere una pala, almeno ci facciamo un sacco di minerali e mettiamo avanti tutte le fornaci che sono tantissime. Paletta per noi, candelotto, cioè tutta roba esplosiva praticamente. E alla fine prendiamoci questi 2 sciroppini. Se prende tutto, GG al derby e al vicinato. Siamo rimasti nella lega dei novizi. Piano piano miglioreremo. No, non lo so, raga, è scomparso il cavallo. È diventato bianco. Che sta a succedere? Non sto a capire. Tutto bellissimo. Ah, prossimo derby tra 18 ore. Siamo andati molto bene. Abbiamo subito le fornaci. Datemi un po' di robetta, miniere. Da quello che ho capito adesso posso trovare pure i diamanti. Infatti sto a 100, aspettiamo la fine del pass per fare il discorso del jamming, così ci tolgono tutti quanti gli slot del pass e vediamo come siamo messi a livello, eccola la gemma, di produzione. Questa è una piccola strategia che voglio adottare. Vai subito, roba in avanti, partiamo da quello che magari ci mette più tempo. Vai con l'oro, platino e doppietta del lingotto d'argento, non ci dispiace. Un attimo che mi prendo il grano e nel frattempo piazzo pure le pannocchiette. Io penso che cominceremo a fare sul serio, mazza quanto grano, con le consegne del furgone, perché al momento sono maxato anche per quanto riguarda il livello 32, non devo mettere più niente, ho piazzato già tutto, se parte col furgone. Però mi servono le mele, mi serve la lana e i maglioncini che non li ho, mi serve il succo dei frutti del bosco, una cheesecake. Ora prendiamo tutto e vediamo come siamo messi. Istante riscossioni, biscotti, popcorn. Qui non so perché non ho messo uno, ma non c'ho le pannocchie, tra poco le prendiamo. Vai, zucchero per noi, succo di ciliegia, gambali, crostate, cheesecake, un sacco di maglieria, doppio gelato, tutta la roba. Il granaio a 400 comunque è incredibile. Mangime per noi, tutto ok. E vai, se prende la lana, che spettacolo. La routine mattutina ti dà una soddisfazione. 15 de bacon e si gode, sapete che vi dico? Tiè, questi li fa magna subito perché c'hanno fame, anche le pecorelle. Dovrei aver fatto tutto il mangime durante la notte, che ci consente di riavviare tutto. Latte di capretta andata. Ovetti per noi,
Ale, dovrebbero mettere un bottone che ti consente di riscuotere tutto, perché così è veramente scomodo. Ho notato che le pecorelle si tosano molto bene, e qua mancava una pecorella per fortuna che ci ho guardato, mentre tipo le mucche, le galline col cestino e il secchietto è sempre più difficile andare a prenderle tutte. È una sorta di bug, non lo so raga, non so se succede anche a voi. Un altro vetto, qualcosa te lasci sempre, sia delle galline che delle mucche. Vai, latte per noi. È stata una nottata incredibile, seghetto regalato, abbiamo preso tutto, gli diamo da mangiare, abbiamo avviato tutto, quindi la partenza è top. Sulla contrada possiamo andare ragazzi in America per quanto carburante c'ho, perché non ho fatto un giorno di contrada, quindi ho accumulato un sacco di roba. Mi porto avanti con un po' di formaggio, il burro e la panna mi sa che sto messa abbastanza bene, 12 di panna, 11 di burro, diamo la precedenza a tutto formaggio, 5 per... Mi ero dimenticato anche un altro vetto. Grax stacce con la testa. Vado avanti subito con un po' de mangime per le galline, perché quello ci mette veramente poco e c'ho già un'altra infornata. Tutto sto grano adesso che ci faccio? Un po' ne vendo. Nel dubbio vendiamo un altro nastro top, molto comodo. Prima vendita di oggi, se parte col grano in eccesso, e magari lo ripianto pure quello che abbiamo riprodotto. Piantato tutto il grano, pannocchiette per noi, quelle prese le ripiantiamo subito, almeno stiamo messi abbastanza bene. Solo che ho finito il grano, poi dopo ci torniamo. Vediamo un attimo il furgone. Ad esempio, qua mi servono le mele e da un sacco di esperienza si può fare, c'ho 13 biscotti, lo possiamo fare. Maglieria, vai. Cominciamo a fare la roba per il furgone. Succhetto dei frutti del bosco potrei farlo, e c'ho anche la roba da riscuotere. E allora, sapete che vedevo, questi li prendo tutti. Questi che sono più piccoletti li prendiamo instant senza problemi. E ci facciamo i doppi succhetti. Ci mettono un po', ma va bene. Qui abbiamo una tortina de mele, solo che mi servono le mele e il grano. E allora andiamoci a prendere tutti gli alberi che avevo già ripiantati. E ok, e chiediamo l'aiuto. 1, 2, 3. Oggi uscirà un video secondo me veramente tosto, però è giusto che sia così perché ci consente di ripartire, andare a fare esperienza e tante altre belle cose. Ci metto anche un po' di cotone, perché no? Infatti qua posso portarmi avanti con i gambali e forse anche una maglietta di cotone, perché è vero, c'era di mezzo la barca. Poi avevamo visto le tortine, tortina de mela, mi serve il grano. Aspettiamo 40 secondi. Intanto è arrivata una consegna, ne possiamo fare un'altra, vai. Altra esperienza per noi, limite raggiunto, quindi altri grazie mille per l'aiuto sui meli. Ci portiamo avanti anche per la capacità, piano piano porteremo tutto a 4,25, diventeremo enormi. Camioncino arrivato, altra consegna. Tiè, beccate pure questa. Andiamo sulla pesca perché devo prendere i pesciolini notturni e mi porta avanti sempre con le reti. Guardate ragazzi quante ne ho, una cosa veramente pazzesca. Posso girare un'altra ruota del carburante. Non mi prendo in giro, 41. Un giro più un altro giro, mi sa due giri posso fare. Attenzione, 6. Cavolo regà, ne sto accumulando un botto. Altro giro. Allegria, dammi roba buona. Un bel 9, un 8, ok. Penso che mi posso pure accontentare. Dobbiamo fare un giretto per prendere gli animali. E attenzione perché mancano solo 5 giorni alla fine della contrada. C'è una giraffa, un elefante. Dobbiamo provare a prendere un ippogrifo. E se vado qua sotto, poi dopo ritorno sopra, faccio il giro. Tanto con tutto sto carburante secondo me si può fare. Non ho ancora capito bene se dipende dagli animali, ma molto spesso quando becchiamo gli animali diversi il premio è sempre più grande, da quello che ho visto. Il berretto non ce l'ho, mi conviene passare da st'altra parte. Vediamo un attimo quello che bisogna fare giornaliero. Potrei anche farlo, potrei anche farmi un giro. Però la pescheria non la vedo, sta qua giù ragazzi la pescheria. 11 di carburante è abbastanza pesante. Da questa parte sono tutti ippopotami. Io ritornerei indietro, andiamo a fare la consegna sulla parte di sinistra. Secondo me potrebbe avere senso. Esatto, e mi va a portare, mi fa ritorno indietro, guarda che sfiga, però è una cosa che non ho fatto, è un giro che posso prendere senza fare troppi giri incredibili. Prendiamoci tutta la parte sotto, qui le pannocchie non ce l'ho ma le ho prodotte e infatti le prendiamo, prendiamo il grano e ripiantiamo tutto. Che video assurdo che esce fuori, tac, di qua ci vado tutte pannocchie. Molto easy, mi hanno comprato il grano, questo qua ragazzi è totalmente casuale, porta avanti anche
un po' di vendita dei pomodori, de zucche, de peperoncino, che sono sordi importanti. Ritorniamo sulla contrada. Vendo le pannocchie, se andiamo a pia la giraffa, posso vendere anche la pancetta senza problemi. Potrei prendermi pure a sto punto l'ippopotamo, però se vogliamo fare le cose fatte bene dovrei prendere un elefantino. Questo l'ho preso, missione giornaliera completata. Gli diamo un lampone, perché no? Dato che mi trovo qui, mi piglio la seconda giraffa, torno indietro, ma contento, e poi facciamo altro. Tanto sta parte l'abbiamo fatta praticamente tutta. Tre animali presi, per oggi la contrada ci sta. Poi con altro carburante lo rifaremo. L'importante è che non si spacca il furgone e ci dà comunque un sacco di gettoni, quindi non dipende dagli animali diversi. Io mi piglio tre mazzette, sono piuttosto comode. Però tanti di voi mi hanno consigliato, me posso prendere pure questo, ma aspetterei perché non c'ho tantissimi gettoni blu. Mi avete consigliato di aspettare e prendere l'ostacolo speciale più le gemme con tutto 1100. Tempo ce l'abbiamo, contrada completata. Il derby l'abbiamo fatto, il pass l'abbiamo preso l'altra volta. Altro grano per noi, altre pannocchie, e possiamo continuare a fare un po' di produzione. Buono quel latto, mi porta avanti sempre con la roba delle galline, perché almeno ci abbiamo doppia infornata senza problemi, un per tre. Con le mucche sto un po' scarico, vai, precedenza mucche, ne facciamo due. Pure maiali sto scarico, le capre stanno a posto, vai con uno dei maiali. Poi appena ho finito tutto quanto il mangime per le galline, ci stiamo e vado con le pecore. Quattro di queste, produzione incredibile. Mi serve una mela, mi tocca andarla a shoppare. Trovate subito e ci facciamo la tortina, almeno la missione si può fare. Qui abbiamo fatto altro, il succo lo stiamo producendo, i maglioni li stiamo producendo, altro succo, tortina di mele, popcorn al burro adesso li facciamo, muffin ai lamponi più latte, ho finito il latte addirittura? Cavolo, ma tanto tra un'ora verrà riprodotto. Maglioni ok, pancakes, questo dei pancakes se può pure togliere, abbastanza scomodo. Un succhetto di mele interessante, ma da poca esperienza la togliamo. E l'ultima un'altra tortina, altra tortina per noi. Dato che non ci hanno chiesto i gelati, non posso fare gelati, aspettiamo il latte, l'ho consumato tutto. Popcorn al burro ci portiamo avanti anche con quelli piccanti. Qui facciamo 1, 2, 3, 4 addirittura, ma ce ne metto pure un altro perché tanto dei biscotti sto abbastanza coperto. Questo lo faccio. Posso fare anche un hamburger, perché no? Magari si uscirà poi in futuro qualche altra missione. Zucchero per noi, i succhi ci stanno, maglieria fatta. Aspettiamo le pannocchie, nel frattempo cominciamo a buildare i campetti come li buildo io di solito. Peperoncini, vado di zucche, vado di lavanda, tutto l'eccesso, ripeto, se vende. Codone per noi, grano turco tra poco, ci torniamo. Via, vendiamo quello che non ci serve. Aspettate un attimo, perché non ho assolutamente bisogno d'oro, ne ho 30.000, più di 30.000, sto alla grande, non devo posizionare niente. La roba che ho prodotto me la tengo, perché così man mano che riesco a fare ordini mi trovo già la roba pronta per farne altri e riuscirò a livellare a livello 32 senza problemi. Quello che mi conviene vendere a questo punto sono le colture in eccesso, cioè con tutti questi pummaroli che ci faccio, con tutte queste zucche, se riesco a venderle, che ci faccio? Se piazza tutto vado a vendere pure il grano, facile facile. Me prendo le pannocchie che mi servono più che altro per fare mangimi, eccetera. Posso fare pure un'altra striscia di peperoncini. E questi qua che sono più veloci, ci piazzo una linea di canne da zucchero e il resto tutta soia. È un buon inizio. Le caprette, eccole qua. 101 gemme. Mamma mia, faremo un sacco di gemmate pazzesche. Livello 32 OP. Stiamo andando alla grande. Ho un sacco di soldi, ho posizionato tutto, posso farmare una marea di soldi vendendo tutto, ma rimaniamo un attimo safe perché ora comincio a fare sul serio quell'esperienza. Io vi chiedo solo un like, l'iscrizione, anzi 4 like per le 4 capre, 4 iscrizioni, campanelle, codice Grax, e noi ci ribeccheremo con un video, ripeto, cambio tipologia, dove daremo la precedenza agli ordini del furgone. E lì preparatevi, perché cominceremo a fare sul serio, cioè Grax inizierà a farmare esperienza a manetta. Vi mando un kiss, grazie per il supporto che sta ricevendo Eday, è clamoroso. Vi ricordo che tutti i video li trovate nella playlist di Eday. Ciao belli, ciao ciao.